Sotto l'albero di Natale gli abitanti di Fenile troveranno una bella pista ciclabile finita ed in sicurezza, come ormai da 10 anni chiedono a gran voce Orlando Bizzocchi e il comitato Pro Fenile. Con la sentenza favorevole del TAR in tasca, il sindaco di Fano, nonostante il conte Castruccio Castracane, proprietario del terreno, abbia già fatto ricorso al Consiglio di Stato, tira dritto e pochi giorni fa una ditta locale ha vinto l'appalto per realizzare l'ultimo pezzo, il tanto controverso attraversamento del cavalcavia sulla 14 di 2,5 km, che tempo permettendo vedrà la sua inaugurazione entro la fine dell'anno in corso e così eliminerà i pericolosi attraversamenti di pedoni e ciclisti su quel tratto di strada. I lavori sono stati affidati ad una ditta di Monbaroccio. Questa settimana ci sono i sopralluoghi tecnici e dai prossimi giorni inizieranno i lavori con l'obiettivo di finirli entro la fine di dicembre. E a quel punto si può dire che questo tratto è realmente terminato. Dirò di più, stiamo già ragionando come collegare la parte che da Fenile si arriva a Belgato alla Trave e poi c'è un pezzo non ciclabile che dovrebbe ricongiungersi con la ciclabile dell'Interquartieri che consente di arrivare fino al mare, dove lì ci sarà un nuovo pezzo risistemato, illuminato, che appalteremo a breve insieme ad ASET. Quindi stiamo ragionando anche come collegare e mettere in sicurezza il tratto da Belgato fino alla Trave. Però oggi consentitemi di esprimere questa soddisfazione perché veramente è un bel risultato conseguito, ci si è impiegato del tempo, ma perché c'era anche la magistratura che creava un ostacolo in questo caso, ma penso che i cittadini alla fine apprezzeranno il lavoro e il risultato. Il contenzioso col proprietario del terreno quindi è superato? Beh, lì c'è stata una prima sentenza, poi saranno dei ricorsi, sarà quel che sarà, ma a me preme il risultato, l'opera a favore della cittadinanza. Quando si fanno cose a favore dei cittadini non ci si deve mai preoccupare, si va sempre a testa alta anche se magari ci possono attribuire delle responsabilità.